Ciao, ciao a tutte, ben trovate. Eccoci di nuovo qua con un piccolissimo tutorial che vi farò vedere come realizzare questi simpatici fiocchi senza appunto l'aiuto dell'attrezzo che serve appunto per fare questi fiocchi, perché c'è una fustella che ha proprio la forma di tutti gli elementi da attaccare e fare appunto questi fiocchi meravigliosi che potete utilizzare sicuramente per i vostri abbellimenti, insomma, per piacere, per abbellire una scatolina, per abbellire una bustina che dovete regalare, anche per i vostri album, insomma, potete metterli dove volete. Io li ho preparati con queste due fustelle, cioè con queste due fustelline ricavate in pratica. Questa l'ho ricavata da questo set, che ce ne sono due, più questo, diciamo questa cornice, mentre questa l'ho ricavata da quest'altro set. Vedete? E quest'altro set è appunto un set di ovali a scallop. Quindi mi sono arrangiata con quello che avevo in casa e ho visto che il risultato non è per niente brutto. Quindi vi faccio vedere com'è semplicissimo farle. Con un po' di pazienza vi occorre la carta, naturalmente sceglierete la carta che più vi piace. Se volete farle questo doppio effetto la potete scegliere di due fantasie diverse, o se no se la volete fare anche così. Per esempio, questo è stato il primo che ho provato a fare, il primo esperimento, quindi l'ho fatto senza questo. Dopo poi ho voluto aggiungere questo abbellimento qua, quest'altra fantasia di carta. Ok, iniziamo subito. La prima cosa che dovete fare è appunto ritagliarvi tre pezzi, ecco, tre pezzi di cartoncino a scallop, quindi sono tre più due pezzi dell'altro cartoncino che è, appunto, serve per fare la seconda parte. Allora, uno lo teniamo da parte per il momento e iniziamo con questi, incollando questo sul primo cartoncino. Allora, lo faccio con la colla liquida perché tanto il cartoncino è abbastanza resistente, quindi lo vado a mettere al centro, me lo centro bene così, ecco. Quindi faccio questa operazione anche sull'altro. Ok, una volta fatto questo vi tagliate un quadratino della stessa carta che state utilizzando, o un rettangolino. Poi preparatevi la colla a caldo e girate questo facendo congiungere, combaciare con le due punte, e mettete appunto un po' di colla a caldo così. Uno. Facciamo la stessa cosa anche nell'altro. Quindi colla a caldo nella punta. Giriamo. Facciamo combaciare, teniamo un pochino premuto. Ok, dopodiché andiamo ad incollare questi due pezzi qua nel quadratino rettangolino che ci siamo create. Quindi prendiamo, allora prendo questo, faccio così. Lo vado a posizionare qua.
E la stessa cosa faccio con questo. Voilà. Così. Adesso prendo l'altro ovale che mi è rimasto e lo taglio a metà. Prima cosa lo faccio combaciare così e poi lo taglio a metà. Ok, quindi prendiamo questa parte e con le forbici andiamo a fare queste punte. Praticamente queste, quindi le facciamo non proprio dritte, ma creando una piccola curva, così lo fate andare sino al centro e poi ecco, dovete creare questo. Quindi per farlo un po' preciso me lo metto anch'io così. E mi creo anche l'altro. Voilà. Ok, dopodiché, badate che potete benissimo fare anche questa parte con questa carta, dipende poi dal vostro gusto. Opla. Ecco qua. Quindi adesso andiamo a posizionarlo qui. Prendiamola con la calda. Così, e ce lo posizioniamo in questo modo. Quindi facciamo uno. Abbiamo fatto il nostro fiocchetto. Adesso dobbiamo scegliere un bottoncino, un qualcosina che appunto faccia finire il lavoro. Io ho scelto questa perché praticamente è un bottone che ha quel marrone di sfondo che sta benissimo con questo. Quindi prendiamo la colla caldo. Filicini e posizioniamo il nostro bottoncino e voilà, è fatto il nostro fiocchetto. Visto? Facile, facile, molto carini e potete appunto utilizzarli per tante occasioni diverse, anche per semplicemente per magari per metterli su questa bustina, così e già avete fatto un bel lavoro, non è difficile, semplice, semplice, basta avere questo genere di fustelline, ma penso che ce le abbiate tutte. E se lo volete fare più piccolo, allora andrete a cercarle quelle più piccole, a usare, a utilizzare appunto quelle leggermente più piccole. Ok? Bene, spero che questo piccolissimo tutorial vi sia piaciuto e che vi abbia dato un po' di spunti. E adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che sicuramente sarà il video che preannuncerà la vincitrice del giveaway. Quindi, a presto, un bacio, Mari, ciao!